Buona la prima in casa da capolista. La Fidelisandria ha superato con il massimo dei voti anche l'ostacolo Virtus Francavilla. 3 gol in 50 minuti, doppietta di Nicolas Di Rito intervallata dalla rete di Antonio La Fortezza, a difesa di un primato, seppur sempre in condominio con il Gallipoli, che i biancazzurri di Nicola Ragno hanno dimostrato di meritare con i fatti, con il bel gioco, con la necessaria dose di cinismo e nonostante l'etichetta di squadra da battere nel campionato di eccellenza. Ecco cosa è stato in buona sostanza il 3-1 inflitto alla Virtus. Non è bastato però per cambiare i connotati ai quartieri nobili della graduatoria, perché da una parte c'è una Fidelis che continua a vincere e a convincere sia in casa che in trasferta, dall'altra però le altre non mollano, Gallipoli in primis ma anche Mola e Casarano. Quando restano 8 partite da giocare, il campionato resta apertissimo a qualsiasi soluzione. Sono 4 squadre che si giocheranno fino all'ultima giornata del campionato. Oltre al Mola, noi e Gallipoli inserisco anche il Casarano, che c'è una grossa interrogatoria di squadra e sta su 2 fronti. E è chiaro che chi sbaglia meno alla fine vincerà questo campionato. Noi stiamo facendo un grandissimo campionato, veniamo da una serie di risultati utili consecutivi sin dall'andata, abbiamo fatto tantissime vittorie, stiamo facendo veramente un miracolo. È chiaro che per vincerlo bisogna fare altri 8 miracoli, altre 8 partite, altre 8 finali. Ma se stiamo con la testa giusta, come stiamo facendo, perché stiamo lavorando benissimo durante la settimana, possiamo compiere questo miracolo. È un campionato, dicevamo, all'insegna dell'equilibrio, quello di eccellenza, e il bello tra l'altro deve ancora arrivare, e tra il bello che deve ancora arrivare c'è spazio certamente per la sfida di domenica prossima a Mola tra la formazione barese di Mimmo Carico e la Fidelisandria. Non sarà decisiva, ma è destinata a lasciare una traccia significativa nell'economia della stagione andriese. Stanno facendo anche loro un grandissimo campionato, si sono rinforzati ulteriormente a dicembre, quindi fanno capire che anche loro vogliono starci lì fino all'ultima giornata, ma noi prepareremo come abbiamo sempre preparato, tutte le partite per noi sono tutte finali. C'è un altro scoglio difficile da superare per la Fidelisandria, un'Andria che ha fatto cose sontuose negli ultimi mesi ma che al tempo stesso non può fermarsi, deve essere la vera Fidelis anche a Mola.